Questa trasmissione è presentata da Terra Orti, il meglio dell'ortofrutta italiana. E non potevo non portarvi qui, nel cuore di Malta, tra i colori arabeggianti della cultura maltese. Come sempre alla ricerca di chicche, di particolarità, di storie, di tradizioni e soprattutto di gastronomia. Sono tante le cose che affascinano della Valletta. I 7.000 anni di storia sono tutti racchiusi e concentrati tra le viuzze del centro storico, perfettamente conservato e dichiarato Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO. La Valletta è anche chiamata la città fortezza, protetta com'è da una serie di bastioni a picco sul mare. E prende il nome da Jean Parisot de La Valette, grande maestro dell'Ordine di San Giovanni. Come molti altri luoghi di Malta, i templi di Gantigia sono stati dichiarati Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO. Questi templi si trovano a Gozo e sono stati edificati prima del complesso di Stonehenge. Risalgono infatti al 3600 a.C. Si tratta di due templi costituiti da massi calcarei, alcuni dei quali arrivano fino a 5 metri di lunghezza. Ciascun tempio ha una terrazza, usata per rituali e sacrifici, e una serie di camere interne anticamente decorate. Ormai vi abbiamo abituato ad esperienze sempre molto particolari. Nella scorsa edizione siamo entrati proprio nel vivo della tradizione enogastronomica maltese, raccontandovi proprio i piatti tipici. Ma Malta non è solo quello, Malta è anche tanta contaminazione. Oggi siamo venuti a scoprire che cosa si nasconde dietro un ristorante italiano che in qualche modo è sempre contaminato, chissà, dalla cultura maltese oppure araba. Insomma, lo vedremo insieme. Amici miei, vi stavo aspettando perché questa è una puntata bella ma soprattutto gustosa. Ieri siamo rimasti colpiti dalle prelibatezze che ci ha preparato il nostro chef Giovanni. Ben ritrovato chef. Buongiorno. Grazie per averci accolti qui anche oggi. E so che ci avete scritto, insomma, perché appunto vi piaceva l'idea. Vediamo oggi qual è l'idea di Giovanni, qui nel ristorante da Claudio, siamo a Malta, ma ormai questo lo sapete già. Giovanni, che cosa ci prepari oggi? Oggi abbiamo preparato, diciamo, una vecchia ricetta che si abbina molto anche alla sicilianità, essere molto sicilianità più che altro. Perché lo abbiamo detto, sì, Malta e anche Sicilia lì. E quindi... Come sappiamo il pesce spada si trova Mediterraneo, quello buono. Oggi abbiamo fatto l'involtino di pesce spada con ripieno di, diciamo, con un ripieno molto siciliano, col pomodorino secco, con i capperi, con, diciamo, dell'uva passa, dei pinoli, diciamo del parmigiano. Tutta sta roba. Esatto, sta qui dentro. E questo è una tipico, diciamo, mollica condita da noi, la condiamo in questo modo per fare l'involtino di pesce spada. Poi l'abbiamo abbinato con una caponatina siciliana, non senza pomodoro ma solo in bianco, la nostra caponata, con capperi, carote, peperoni, semplice, una cosa di una semplicità enorme. Beh, qui, semplice, insomma. No, difficoltà è molto bassa. Dopo dimmi dai tutti i passaggi per bene. Questo questa è la nostro... fetta, è il nostro pesce spada fresco. Quel locale fresco viene passato nella mollica e in automatico viene arrotolato
e poi viene messo nel forno, è molto semplice. Senti, chi sono i tuoi fornitori? Cioè, nel senso, come fai a stabilire la bontà di un fornitore, dei prodotti? Perché credo che alla base della buona cucina, ma non lo credo io, no? Lo sappiamo. Sì, allora, da buon mazzarese, no? Riesco a capire un po' il prodotto che ci portano, diciamo, il locale del maltese. Abbiamo un fornitore che ci fidiamo moltissimo sul pesce fresco, e da lì nasce un po', diciamo, gli chiedo quello che a me serve, lo rimanda più che altro. Sempre chiedere le cose che a me servono per dare sempre una qualità maggiore al cliente. Senti, com'è la carta, il menù? Guarda, il menù è una cosa molto interessante. Ma sempre il mio manager dice sempre: fai tu. Come fai tu? Fai sì, tu è un atto di responsabilità immensa. Perché lui è, no, adesso è la verità. Dopo ce la facciamo, è la verità, dire, ragazzi. La ragazzi, adesso vi faccio ridere un po', veramente ridere un po'. Quando lui ha dei buoni clienti, specialmente i clienti che vengono spesso e volentieri, ormai è arrivato il punto di dire: vabbè, ci pensa, no, ci faccio vabbè. Pensare allo chef. Lui è così. Quindi questo è un atto di fiducia immenso, sì, di certo. Responsabilità. No, ma a me piace. E quando fai tu, come fai tu? Cioè, sulla base di cosa ti organizzi? Perché conosci già il cliente? Perché hai quel pesce fresco di quel giorno? Io, allora, vado sempre sul pesce fresco di ogni giorno, attualmente. Ma lui, quando dice fai tu, mi dà sempre le piccole indicazioni. Quello è giusto che sia così, perché devo capire sempre il cliente cosa non mangia e cosa mangia. Sempre io dipendo da lui per le sue indicazioni per la cucina. E poi da lì diciamo che mi ampio, mi diverto. È una condivisione di intenti. Invece in cucina come sei organizzato? Perché vedo che ci sono tante persone che lavorano qui all'interno. In cucina siamo tre persone in cucina, è una bella cosa, tranquilla. Ognuno si occupa del proprio lavoro, ognuno, e da lì poi riesco a vedere un po' quello che si esce, perché a parte che lui è molto esigente, il nostro manager, Filippo, molto esigente. Che entrerà nella seconda parte, sì, che ci abbinerà il vino, lo esigente sapete. Perché vuol fare sempre una bella figura per tutti. Quello è uno staff multietnico, ho visto, sì, e questo forse dà anche una marcia in più. Sì, ti dà marcia in più, ti dà anche il modo di pensare anche agli altri, così puoi capire cosa pensano anche chi è, diciamo, non mediterraneo. Senti, qual è stato il momento più difficile venendo a Malta? Quando si cambia città, si cambia nazione, no? Si cambia completamente territorio, anche se appunto abbiamo visto ci sono delle somiglianze, no? Tra questa zona e la Sicilia, tipo la temperatura. Ecco, qual è la difficoltà più grande che hai vissuto o non ce ne sono state? Io non ho trovato nessuna difficoltà. Ma tua moglie è maltese? No, mia moglie è italiana ma vive in Italia. In questo momento vieni in Italia perché abbiamo un po'. Facciamo, cioè, i pendolari. Facciamo questa pendolari. Cosa qui. Direttore, ci pensa lei, per favore. Come fate i pendolari? Quindi tu stai un po' di no, qua? No, diciamo che andiamo spesso e volentieri a casa. Vado spesso e volentieri a casa. È bella sì, così. Sì. Tu stai qui. Ma mia moglie sale, lavori, entrambi, anche i miei figli, quindi entrambi. È un amore. Quanti amore figli hai? Ho due figli, uno vive a Roma e l'altra piccolina è in Italia con mia moglie. E non si interessano di cucina, di food, o c'è qualche seme all'interno? No, ci sono dei semi entrambi, sia mio figlio che mia figlia. Mia figlia ama molto il crudo, quindi sta a distinguere il crudo com'è. Capisce subito. Sì, molto. E anche lei è critica? Molto critica. E quando torni a casa, Giovanni, chi cucina? Io non cucino, no. Io non cucino, quindi cucina mia moglie, faccio divertire anche i miei figli. Bravo! E sei critico verso di loro? No, perché dico sempre, buono, ma si vede che dico sempre devono loro imparare, quindi sbagliando si impara e si porta avanti quello che loro vogliono nella vita. Allora, vogliamo tornare un attimo qui. Allora, quindi praticamente mi vuoi far vedere come sì. si fa? Dai, perché scusate, non ho i guanti, però no, è una semplicità. No, non ci interessano allora, i guanti. Questo è il nostro pesce spada fresco. Ci hai messo l'olio d'oliva? L'olio d'oliva, il sale, un po' di sale. Ricordiamo questa impanatura di quindi cosa viene è fatta. L'impanatura viene fatta con capperi, pomodori secchi, parmigiano, prezzemolo, aglio,
un po', diciamo, un po' misto. Poi viene fatta così, viene messo qua, ok? E in automatico si mette questo sifo così, si arrotola. Questa è la semplicità pura. E poi si massaggia un po' con le mani. Ah, quindi lo coccoli? Sì, guarda. Vedi? L'involtino coccolato. Questo è il suo involtino come nasce, eccolo qua. Semplice, è questo, e poi ovviamente... Poi viene messo nel, diciamo, nel forno, viene cotto nel forno, e questa è la sua realtà. E poi ci mettiamo vicino, sì. Queste invece le verdurine come le sono, hai fatte? Sono un dato lato di verdure, diciamo è una caponata che non è una caponata, diciamo è una caponata siciliana ma in bianco, perché la caponata viene aggiunta olive, quindi pomodoro e così questa via. Questa è più pulita, più asciutta. Sì, per dare questo, ma questa viene fatta anche in acqua dolce. Questa caponata. E infatti vedevo già proprio dal colore mi dava la sensazione. Perché poi c'è l'abbinamento anche tra l'aceto balsamico e un, diciamo, un pesto fatto da noi, queste di basilico, eccetera. Sì. E questo invece cos'è? Questa è una carotina. Sono una crema di carote, aceto balsamico, eccetera. Questo, diciamo, è avere un piatto sobrio, pulito, più che altro. Allora, ovviamente noi abbiamo portato, perché dobbiamo sempre contaminare, quindi voi sapete che il nostro main sponsor, il nostro partner è Terra Orti, quindi parliamo di verdure di eccellenza e anche qui le abbiamo contaminate con la cultura maltese. Allora, esatto. Noi andiamo un attimo in pubblicità, perché tra un po' chi arriva... Arriva il nostro manager. Arriva il nostro manager, che si chiama? Filippo. Beh, ormai può sostituirmi. È il nostro esigente. Il nostro esigente. Allora, ci vediamo tra pochissimo con Filippo, che ci abbinerà il vino e ci racconterà qualcosina di più. A tra poco.